gossip, chi condurrà il Grande Fratello Nip? Nadia Coffa in corsa. Chi guiderà la nuova edizione del Grande Fratello Nip? Dopo quelli di Belen e la Palombelli, i giornali di gossip fanno il nome di Nadia Coffa. Si infittisce il mistero sul Grande Fratello e su chi lo condurrà nella prossima primavera, dopo aver fatto i nomi di Belen Rodriguez, Anna Safroncic e Barbara Palombelli, i giornali di gossip lanciano un'indiscrezione, che vorrebbe un'amata iena in corsa per questo ruolo. Sul numero di chi è uscito il 31 gennaio, infatti, si legge che la brava Nadia Coffa sarebbe recentemente entrata nei pensieri dei dirigenti Mediaset come eventuale guida dei ragazzi e delle ragazze, che ad aprile prossimo entreranno nella casa più spiata d'Italia. Sarà davvero la giornalista la presentatrice del GFN? Grande Fratello, ecco chi potrebbe condurre la nuova edizione. Mancano circa 3 mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello, come hanno annunciato vari giornali di gossip in queste settimane. Infatti, al termine della 13ª edizione dell'Isola dei Famosi, la cui finale è prevista per il 9 aprile, ai telespettatori sarà immediatamente proposto un altro reality, che li accompagnerà fino all'inizio dell'estate. Se il periodo di messa in onda del programma con la gente comune, dopo un periodo dedicato ai VIP, si conosce già, ancora incerta è l'identità di colei che lo presenterà. In un primo momento, sembrava quasi certo, che sarebbe stata la chiacchierata Belen Rodriguez la nuova conduttrice del GF. Tutti i siti di informazione, infatti, raccontavano che l'argentina aveva sostenuto un provino prima di Natale, e che la sua ascesa alla conduzione del reality era cosa fatta. Nelle ultime settimane, però, sono stati tanti i blog e le riviste che hanno messo in discussione la candidatura della 33enne a questo delicato ruolo. Secondo quello che si legge sul web, infatti, la sudamericana non sarebbe considerata all'altezza dai vertici di Rete, che gradirebbero una persona con maggiore esperienza. A favore di questa teoria, negli ultimi giorni è iniziato a circolare la voce secondo la quale la prescelta per presentare il prossimo Grande Fratello sarebbe Barbara Palombelli. La padrona di casa di Forum, infatti, vanta ore e ore di programmi in diretta sulle spalle e per lei condurre il reality in prima serata, sarebbe una passeggiata. Un'altra donna, che è stata accostata alla trasmissione di Canale 5 in queste settimane, e Anna Safroncic, l'attrice, amatissima dal pubblico soprattutto per il ruolo di Aurora nelle Tre Rose di Eva, sarebbe stata contattata da Mediaset per questo ruolo, ma alla fine tutto si sarebbe risolto con un nulla di fatto. GF Nip, Nadia Coffa in pole per la conduzione? Nei giorni scorsi, ha iniziato a circolare insistentemente la notizia, che sarebbe stata Barbara Palombelli la presentatrice del prossimo Grande Fratello. La donna però, attraverso il suo profilo Facebook, ha parzialmente smentito il tutto. Fra mille candidature, gira anche la mia come conduttrice del GF. Io non ne so nulla, sto benissimo a Forum, in azienda dicono che non si sa nemmeno se si farà un'altra edizione in primavera. Grazie a tutti per i messaggi, ma mi basta il record televisivo nazionale di 21 ore settimanali. Queste le parole della giornalista sui social network. Insomma, leggendo quello che ha scritto la Palombelli, ci sarebbero ancora poche certezze sul reality con la gente comune. Non solo non si sa chi lo presenterà, ma pare che non sia neppure sicuro che il programma andrà in onda come previsto dopo l'Isola dei Famosi. Sull'ultimo numero di chi, però, si dice che il GF Nip si farà e a condurlo potrebbe essere un personaggio molto amato dal pubblico. In una nota rubrica, infatti, si legge: la conduzione è ancora in dubbio,
scartata ufficialmente la candidatura di Anna Safroncic, resta in polvere Rodriguez Mendemol. Ha contattato anche Barbara Palombelli che, al momento, non se la sentirebbe di guidare una macchina complessa come il reality. Tra i nomi nuovi sbucca quello di Nadia Toffa. Sarà davvero la pungente Iena la scelta finale di Mediaset per il difficile ruolo di presentatrice del Grande Fratello? Sicuramente i telespettatori ne sarebbero felicissimi, visto il grande affetto che le hanno dimostrato quando qualche mese fa è stata colpita da un grave malore.